Sì. Abbiamo appena finito, abbiamo appena terminato di fare il flat field di cupola, mettendo il telescopio in questa posizione un po' sdraiata e puntando la superficie bianca della cupola interna, che è illuminata da due lampade a incandescenza, e quindi abbiamo cercato di ottenere una superficie uniformemente illuminata di fronte alla bocca del telescopio, così da avere un'utilizzazione dell'immagine del flat field. Questa notte il telescopio di Milano sarà protagonista di un'osservazione molto importante. Cercheremo di osservare un transito di un pianeta piuttosto piccolo, abbastanza simile alla Terra, che passa davanti a una stella rossa. Ci aspettiamo il minimo per le ore 1:18 di tempo dell'ora legale. E l'istante di minimo potrà essere utile in futuro anche per misure di relatività generale. Il 10 e l'11 luglio 2010 abbiamo appena terminato di osservare il transito di un pianeta davanti alla stella GJ1214. Si tratta di un pianeta estremamente interessante perché è di poco più grande della Terra. L'istante previsto per il transito è stato perfettamente rispettato dalle osservazioni che abbiamo fatto col telescopio da 1,5 metri dell'osservatorio di Loiano. Il dottor Calanca ha magistralmente ridotto le osservazioni in tempo reale, che qui potete ammirare. Sono estremamente contento e anche emozionato per questa osservazione.